Bel panorama, Nikolai. Era la capitale prima di Mosca. Bei vecchi tempi. Mm. Ne ho due alla porta. Dentro ce ne sono altri. Ehi, occhio. Bel posto, ma parcheggiare fa schifo qui. Il macellaio maglia gialla. Quello dell'ambasciata. Niente gas. Niente a dir. Colpo facile. Che tentazione. No, aspettate. Ci porterà da Adir. O parte il gas. In quel caso saremmo tutti fregati. Prepariamoci. Forza, manca poco. Di qua. Quanto abbiamo? Poche ore. Hai l'equipaggiamento? È il massimo che sono riuscito a fare. Silenziatori, munizioni, niente flashbang. Ben fatto, Nick. Calibro 30. Una 150. So che ti piace. Nascondila. Appuntamento al magazzino. Ok, porta la merce. Subito, capitano. So che hai un conto in sospeso con il macellaio. Il mostro si merita la peggiore fine possibile. Avrai la tua occasione, ma adesso il macellaio ci serve vivo. Privet. Privet. Dobre jutra. Niente male. Non so dire altro. Sistemiamo le guardie affinché non diano l'allarme, poi andiamo alla porta sul retro. Ok. Fuoco al mio segnale, non prima. Calmati, calmati, abbiamo i permessi. Kai, adesso. Ottimo lavoro. Nikolai, spazzatura nel vicolo. Ho portato i sacchi. Pensi a tutto, tu. Mi raccomando, il macellaio ci porterà ad Adir. Per il momento ci serve vivo. Questa è una ritorsione. Oggi non saremo noi a soffrire, ma soltanto loro. Ringraziamo il nostro nuovo soldato. La sua nuovo determinazione soldato. Aiuterà Adir. La causa. Se il lupo è vivo, sarà eccolo, fiero di voi. Confermo. Se giallo, dietro il tavolo. Porteremo la sua verità a quelli che interferiscono dove non dovrebbero. Ma non col colpi puliti. Stanotte procedi. Manderemo un messaggio al mondo. Zombie si. Il macellaio scappa! Uccideteli! Libero! Libero! Seguilo! Non devono seguirci! Uccideteli! Porta! Dietro il tavolo! Ultimo giro, ragazzi. Non lasciarlo scappare! Lo fuori! A terra! La porta sulla strada! Bene, attento dove spari! Porca puttana! Nikolai, il bersaglio va verso sud! Stai pronto per l'estrazione! Ricevuto, vi seguo! Come? Grazie ai colpi! Dagli addosso, io faccio il giro! Ricevuto! Muoiono per colpa vostra! Sergente! Tutto ok! Bersaglio in movimento, lungo il fiume! Insegui, non ci sfuggirà! Veicolo, lato sinistro! Cazzo! Hanno un RPG! Falli fuori!
Adesso prendi il macellaio! Fa presto! In trappola! Occhio al perimetro! Là! Oltre la recinzione! Nick sta passando per il bar, lato del fiume, a sud. Dove sei tu? Arrivo, capitano. Occhio ai rinforzi! Da dove cazzo arrivano? Molotov, occhio! Sta fuggendo! Devi riuscire a passare! Tre a terra! Non perderlo di vista! Si dirige verso il fiume! Nicolai! Ce l'ha fatta! È difficile correre ferito. No! Ah, sono un grande, caricatelo nel furgone! Ditemi chi siete! Così manteremo le vostre teste! Alle vostre famiglie! Dacci un pezzo di merda! Ah, un remino? Cosa? Il motore fa un po' le pizze. Ah, dagli due carezze! Trova il gas! Su per il tuo buco del culo rosso. Non mi fai niente, pezzo di merda! Avanti, capitano. Puoi fare di meglio. Pensi che non ricordi la tua faccia SAS? Eh? E la tua, sergente? Ehi, stacchiulalo! Così questo bastardo! Dobbiamo spremere questo verme! È quello che faremo. Nicolai, dov'è la merce? Arriva, capitano. Bene. Vada, Nicolai, prendi la merce, portala qui. Sergente Garrick, la merce è sul retro. Cos'è? Siero della verità. Lasciateci andare! Merce di scambio. Non sappiamo niente! Per il negoziato. Forse il macellaio collaborerà. Mamma, che succede? Non fate del male a mio figlio. Faremo come dite. Paura, mamma. Non devi. Sei il bambino coraggioso della tua mamma. Dove andiamo, mamma? Dobbiamo parlare con delle persone. Poi torneremo a casa. Quello che state facendo è imperdonabile. Noi siamo innocenti. Voglio sapere perché siamo qui. Kyle, non sei obbligato. Ci stai? Ci sto. Bene, portali dentro. No, no, vi prego! Usa. Amo, lasciare sfiorarli, figlio di puttana! Le maniere forti? Eccole. Che cosa hai fatto? Tuo figlio è qui, tuo figlio! Poi non si fa problemi con i bambini, giusto? Già. Zitto! Cosa hai fatto? Avevo detto di non coinvolgerci! Capitano, devo andare. Va pure. Prendila. Che cosa volete farci? Non mi faranno proprio... No. Ehi! Ehi, no! Ti prego, noi non c'entriamo niente! Ehi, guardami! Fermo, non c'entrano! Lasciali stare! Dillo al bambino dell'ambasciata! Ok, basta, vi prego! Vi prego, fateli andare! Sergente, capito? Lasciateli andare, loro non sanno niente! Andiamo a Deer e il gas, dove sono?
Non avete più nessuna possibilità ormai. Voi non cambierete proprio niente. Che cazzo? Mi piace controllare tutto. Non permetterei mai a un sergente di maneggiare un'arma a carica al chiuso se non serve. Bene. Allora, il gas? Ehi! No, lascialo! Aspetta! Dirò tutto quanto! Caretka Theater! No. Ve lo giuro, sto dicendo la verità! Il gas è lì, Caretka Theater, ve lo giuro! Dov'è Adir? Il tizio nuovo? Troppo tardi per fermarlo. Va, sergente. Salvate i russi del cazzo. Il generale sarà morto. Adir vuole uccidere Barkov. Finito, un attimo, andiamo. Russia e Occidente andranno in guerra. Il gas è al Caretka Theater. Mettilo in sicurezza. Certo, l'auto è tutta vostra, vi porterà fuori città. Adir è da Barkov, lo ucciderà. E sarà guerra mondiale. Non se arriviamo prima. Garrick, sali e coprici. Контактов нет. Вижу химикаты. Внимание всем. Заложники безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Принято. Расчет их химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. Эй. Un posto di blocco. Per noi? Fa qualche differenza? La strada è bloccata. Qual è il piano? Non fermiamoci! E se non si spostano? Allora scateniamo l'inferno. 3 secondi. Si sposteranno. Cazzo, capitano. Nicolai ci ha salvato il culo. E se ci seguono? Non lo faranno. Capo, che cazzo facciamo qui? Sistemiamo un casino. Con donne e bambini. Erano un vantaggio. Erano ostaggi. Quando ti togli i guanti, ti sporchi le mani di sangue, Kyle. È così che funziona. A che punto stabiliamo il limite? Stabilisci il limite ovunque ti serva, sergente. A fine giornata devi aver fatto più del nemico. Noi ci sporchiamo e il mondo resta pulito. È questa la missione. Se hai cambiato idea, posso continuare anche da solo. No, signore. Andiamo avanti. Bene. Ora prendiamo Adir prima che uccida Barkov. Una squadra. Adir e i suoi. Cercano ancora. Allora non è troppo tardi. Raggiungiamo Adir prima che scateni una guerra nel sotterraneo di Barkov. Stiamo vicini. Avanti. Tutto calmo. Significa che Adir ha già il controllo. Che Barkov non sia qui. Pensiamo di sì. Se non c'è, arriverà. Il posto sarà pieno di forze di Al-Qatala. L'oscurità sarà la nostra migliore alleata. Restiamo nascosti e ingaggiamo solo se siamo costretti o non ne usciremo vivi. Sparano, andiamo. Il nostro ingresso è il cancello. Spara alla luce, ci nascondiamo nell'oscurità. Andiamo.
Nemici di fronte, non sparare. Sono troppi. Al riparo. Via dalla luce. Avanza ma resta nascosto. Dobbiamo togliere la luce. Usa quel quadro elettrico sul muro. Uscita bloccata. Spara alle luci, li distrarrai. Aspetta che si spostino. Ok, si dividono. Due a destra, pensiamo prima a loro. Via libera, andiamo. Quasi al punto d'osservazione. Ecco il complesso del generale. Vediamo cosa ci aspetta. Cosa abbiamo? Casa tranquilla. Movimento a torre dell'orologio, chiesa e piscina. Fune lanciata, ti copro. Attenzione, sei in inferiorità numerica. Se si mette male, disingaggia. La piscina è a sud. Cerca un quadro elettrico. Spegnendo le luci avremo un vantaggio. A quanto pare Alcatala ha degli ostaggi. Coprisi a dire, potrebbe avere Barkov. Puoi spegnere le luci dell'edificio da quel quadro elettrico. C'è un lucernario sopra la piscina. Usalo per raggiungere il prigioniero. ضل هون عم دور الاجنبي nessuna traccia di Adir ma hanno un prigioniero scopri cosa sa l'ostaggio qualunque cosa possa portarci a Barco mio padre questo non dirà altro forse quelli in chiesa e nella torre dell'orologio riescono ancora a parlare. Attenzione, furgone nemico di pattuglia. Mantieni le distanze. Sono in allerta. Mantieni un profilo basso e non ti individueranno. في شيء؟ ما عم يرد هلا خليني اروح ما عم
عندي شيء يبلغ عنه. راح طلع مدور. La torre dell'orologio è più avanti. Bel lavoro. Sogni d'oro. Cerca il prigioniero nella torre dell'orologio. Veicolo nemico, non ingaggiare. ليش لهلا ما خلصوا من الاستجوابات؟ ان شاء الله ما يكونوا مقضينا تسليه. شي بلغ عنه، راح طلع مدبل. ما عندي شي بلغ عنه، راح طلع مدبل. لفت الكهرباء، راح شوف علبة الكهرباء. تركي ما شفت حتى من عشان اشتكي غلط رايح شوف ملكيني. Visuale persa, per adesso sei da solo. سمع خبر من ابو تعير ما عم بيرد. ما رد حتى. راح يكسر راسك. Non è Adir, è un altro prigioniero. Se riesce a parlare. Non la so la posizione. Non so dov'è. Vedi se l'ostaggio riesce a parlare. Io non posso immaginare. Non tradirò la mia famiglia. Cazzo! Capitano, no. I prigionieri sono parenti di Barkov. No! Barkov ha invaso la casa di Adir e ora lui ha invaso la sua. Vai subito alla chiesa, se no un prigioniero non reggerà a lungo. Non andartene! Portarmi via di qui! Ti vedo di nuovo! La chiesa è a sud. Aumentano la sicurezza. Hai altre pattuglie in arrivo dalla casa principale. Attento, non è da solo. Bel colpo. È a terra. Attento, c'è un altro bersaglio vicino a lui. Dai, Mendy, احبل اشتفتيش. È nella chiesa. Non gli resta molto tempo. Lavoretto pulito. Prende Ion. Me lo dirai! Sappiamo dell'arma chimica prodotta dalla tua cella. Hai un bersaglio davanti a te. Bel lavoro. Dov'è il laboratorio? In piedi! Posso andare avanti all'infinito. A ovest c'è un quadro elettrico. Puoi usarlo per staccare la corrente. Devi solo dirmi dove parto. Voglio la posizione. Dimmi la tua posizione. Me lo dirai.
واحد من الصحة اليوم ذي الأرمى بروضة دالة كوتر. Non ho visuale, devi arrangiarti da solo. شو عم يصير هناك؟ ما راح بعيد. أحلى. سيدي في حدا نزل القاطع. ضل هون عم معلم. ضل هون عم Non è Adir. Scopri se l'ostaggio ha parlato di Barkov. Secondo piano 451. Secondo piano 451. Ha parlato. Sta dicendo secondo piano 451. Non abbiamo altro. Vai all'ultimo piano della casa principale. Ci vediamo sul posto. Sto lavorando. Guerin, hai sfuggito. Ok, sono dentro. Sali al secondo piano, dobbiamo muoverci. Juani, fammi sir. Procedo al secondo piano. Guarda dove spari, sono di sopra. Apri la porta, io ti copro. Quattro, cinque, cerchiamo di catturarli vivi. Stupido bastardo! No, non sapevo! Dov'è Barkov? Non è qui! La sua famiglia, sì! Lo state proteggendo? No, siamo qui per te. Vieni! Aspetta, non sono un nemico, guarda! So dove producono il gas, ho le coordinate. La fabbrica chimica di Barkov? Sì, voglio distruggerla. Siamo dalla stessa parte, capitano. Ma non così. Allora aiutateci, vi prego, aiutate mia sorella. Sentito. A terra! Oh, mio Marco!
una strada. Le gallerie a nord. Sei in mia custodia, niente cazzate. È bloccata. Kyle! Muoviti! Hai fatto un casino, Adir. Markov si incazzerà parecchio per questo. Punti l'arma verso i russi. Aiuta Gary, io vi copro. Ti hanno fatto secco, sergente. Ma in piedi, ce ne andiamo. Sergente, la tua arma. Sono passaggiata. Sono nel pericolo. Mi Galleria! Missili in arrivo! Chiusa! Price, mi serve qualcosa per aprirla! Vieni! È aperta! Andiamo! Missili in arrivo! Ok, sto bene, signore. Allora aiutami col laboratorio. Scordatelo, pagherai per questo. Capitano! È un viaggio di sola andata, Dir, lo sapevi? Ma voi farete la cosa giusta, vero? Dimmi che completeremo l'opera. Ci serve supporto, chiediamolo. Forza! Capitano, per favore, dai a fare i piani e dille la verità. Hai la possibilità di dirla al mondo. Non mi interessa del mondo. L'ho fatto solo per mia sorella. Baseplate 06, velivolo amico in arrivo dal sud a 180, designazione Watcher 1.
Ricevuto. È Laswell. Che cosa ci fa qui? La cosa non mi piace. Le informazioni, tienile tu. Sì, signore. Che cosa vuol dire? Il caso è chiuso. Dobbiamo consegnarlo. A chi? Alla Russia. Fate uno scambio? Niente scambio. Che si fa, capo? Aspetta. Non complicare le cose, capitano. Dammi un motivo per non farlo. È una guerra per procura, John. Noi siamo soltanto delle pedine. Parla per te. Consegnalo. Ricevuto. Tu hai a dire, io le informazioni. Qualunque cosa stia succedendo, posso aiutarti. Ti chiamo se ho bisogno.